motore, azione! Le recensioni cinematografiche del Ganzino. Titolo del film: La caccia. Un'eredità contesa tra fratelli. Trama del film: una sorella e tre fratelli si ritrovano dopo anni per la morte del padre, il cui rapporto non era buono, lasciando in eredità, in parti uguali, la villa dove sono cresciuti. Non mettendosi d'accordo, decideranno di giocarsela tramite una strana battuta di caccia. Questo film è drammatico, dura 1 ora e 43 minuti, in programmazione presso la multisala Odeon di Pisa, dove l'ho visto l'11 maggio 2023 alle ore 17, proiettato in formato widescreen senza intervallo. Pregi. Secondo film di Marco Bocci, dove i protagonisti si contendono un'eredità in quanto la parte loro spettante, per via di varie problematiche, non è sufficiente ad ognuno di loro, e dove su ognuno veleggia l'ombra di un papà che ha infranto in mille pezzi la loro infanzia. Il cast, composto da Laura Chiatti, Filippo Nigro, Paolo Pierobon e lo stesso Marco Bocci, è ben diretto e recita alla perfezione. Inoltre, i flashback che raccontano l'infanzia e la vita da adulti dei protagonisti sono utilissimi a comprendere la tematica del film e la relativa vicenda, che può apparire surreale, ma che la cronaca purtroppo riporta, seppur in modi e tempi diversi. Location e atmosfera sono perfetti e rispecchiano in pieno la vicenda, che presenta anche piccole ma essenziali sfumature di thriller. Il finale rende giustizia alla storia. Difetti? Nessuno. Valutazione finale complessiva? Tutto sommato perfetto.